tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendara Incallito. Mi sono fatto arrivare un po' di cose dal Giappone direttamente dal Pokémon Center ed eccoci qua che oggi unboxeremo questo bellissimo box di Pokémon Go con dentro questo album, poi abbiamo questo Pikachu promozionale con sopra un regalo e infine abbiamo quattro bustine, adesso poi andiamo a vedere nello specifico tutte le cose. Quindi questo qua è un box speciale naturalmente della serie Pokémon Go, quindi unboxeremo anche un po' di pacchetti sperando di trovare qualcosa di interessante. Giro un pochino qua la scatola che possiamo vedere dettagli, quindi qua ci dà un pochino di esempi di carte che possiamo trovare all'interno. Abbiamo quattro buste della serie di Pokémon Go, dopodiché abbiamo la carta promozionale di Pikachu e infine l'album porta carte, qua sotto dà la stessa identica specifica. Quindi adesso lo andiamo ad aprire, immagino proprio che si apra da qua sopra. Sì, c'ha dello scotch, dei pezzettini di scotch. Ecco fatto, dovrei esserci riuscito. Quindi apriamo la scatola e sfiliamo tutto quanto il contenuto. Quindi vedo già sotto che c'è una specie di volantino promozionale del set di Pokémon Go. Ah, e oltretutto c'è anche una cornice, ecco, me lo stavo per scordare. C'è questa cornice dove si può mettere, insomma, la propria carta preferita e infine qua dentro l'album. La cornice in realtà no, anzi mi sto confondendo, la cornice in un altro box che è insomma tipo un box speciale con dentro delle bustine, poi c'è anche questo Mewtwo speciale, magari arriverà in un altro video. Questo qua è un set nuovo che si chiama Pokémon 100, in cui praticamente ci sono 101 deck diversi, tutti precostruiti, e se hai fortuna trovi anche quello segreto. E infine qua abbiamo un po' di esempi di carte che possiamo trovare. Questa qua è la carta che io sto cercando disperatamente, non voglio comprarla, voglio trovare nelle mie bustine. Infine qua abbiamo una pubblicità del set di Arceus, veramente molto bello, e qua abbiamo altri deck precostruiti con a tema Riolu e Darkrai, ovviamente la pubblicità di Pokémon Go. Direi che adesso diamo un'occhiata prima di tutto all'album. Allora mi sa che dobbiamo sfilare, esatto, questa parte qua superiore, esatto, e adesso possiamo guardare un po' il contenuto. Quindi come vi dicevo abbiamo qua l'album con questo elastico che lo tiene chiuso e dovrebbe essere una due carte per pagina, se non sbaglio. Gli diamo subito un'occhiata, voilà, ed eccolo qua. Quindi togliamo l'elastico e abbiamo il nostro album. Esatto, sono due carte in verticale e non so bene quante carte ci stiano dentro, però comunque sembra un po' di carte, quindi sicuramente se si vuole portare un piccolo album per fare degli scambi alle fiere, cose del genere, è molto carino. Anche già il ritaglio per l'elastico in modo tale che non si rovina l'album, veramente molto carino, con tutti quanti i simboli del Pokéstop, delle lotte, dei vari team all'interno del gioco, veramente molto carino, molto carino. Devo dire che lo immaginavo un pochino peggiore. Dopodiché qua abbiamo la carta di Pikachu, fermi tutti che prendo una bella bustina che me le sono già preparato qua e lo andiamo subito a slivare, proprio perché lui lo voglio tenere nella mia collezione. Sembra anche molto ben centrato ed eccolo qua il nostro Pikachu con il regalo. Voilà, eccolo qua. Quindi abbiamo il Pikachu con il regalo in testa, veramente molto carino. Sembra che sta passeggiando per una via con dei fiori qua di fianco, proprio una bella ambientazione della numero promo di spada di spada e scudo numero 272. E qua abbiamo, vabbè, il retro che è quello tipico delle carte giapponesi, quindi lo teniamo qua di fianco che ci fa compagnia. E quindi qua infine abbiamo i quattro pacchetti che sono al di sotto di un ulteriore strato. Mamma mia, li volevano proprio proteggere questi pacchetti antifurto. E quindi qua abbiamo quattro pacchetti ulteriore scotch, cioè ragazzi proprio non volevano che si muovessero da qua. 1, 2, 3 e infine 4. Beh sì, il primo in effetti essendo appoggiato sopra poteva scivolare da un lato all'altro. E qua abbiamo quattro bustine, non sono molte, però magari comunque riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Sono leggermente diverse forse da quelle dei box, un pochino più lisce, però vabbè, fa poca differenza, l'importante è il contenuto. Quindi prima bustina, sono proprio curioso di vedere cosa ci sarà al suo interno. Qua abbiamo delle carte codice che sono come quelle del set italiano, che si possono usare per sbloccare dei contenuti dentro al gioco. Anzi, facciamo anche il trick, già che ci siamo. Energia foglia, sono tutte olografiche reverse, quindi sono molto carine. Abbiamo Raticate di Alola, abbiamo Spinarak che non è ditto, un bel Magikarp, abbiamo Charmeleon e infine abbiamo un Melmetal olografico, molto carino. Procediamo con il prossimo pacchetto.
questo. Ovviamente le loro grafiche ne ho già parecchie, da quanti box ho aperto, ho già aperto anche un altro box che non ho registrato in video, però vi porterò altri unboxing di ben due box interi, quindi aspettatevi altri video in futuro. Quindi qua abbiamo l'energia reverse, che è una bella energia lotta, sono proprio belle queste energie, e poi abbiamo Pidov, abbiamo Ariados, Pokestop, Pupitar e infine un bel Melmetal VMAX. Wow, l'unico VMAX di questo set se non erro, quindi insomma abbiamo trovato il Melmetal e poi che poi si evolve nel Melmetal VMAX, direi che è veramente perfetto. Quindi già abbiamo trovato una bella VMAX, che di solito è una massimo una box se non vado errato. In ogni caso direi che sono soddisfatto per ora, speriamo che magari ci sia un'altra sorpresa. Quindi qua abbiamo uno Squirtle, un Rattata di Alola, abbiamo Blanche, Wartortle e infine un bel Blastoise. Quindi Wartortle si è evoluto e qua dietro abbiamo un'energia metallo che va perfettamente con il nostro Melmetal. Quindi un bel Blastoise olografico, sono troppo belle questi artwork, sono proprio bellissimi, veramente non hanno nulla da invidiare ad altre carte. E quindi abbiamo l'ultimo pacchetto di 4, non sono molti però ci accontentiamo perché ne abbiamo molti altri che stanno per arrivare. Eccoci qua, pacchetto aperto barra distrutto, e gli diamo subito un'occhiata. Quindi carta codice la rimuovo subito. Nell'ultimo pacchetto che cosa c'è? Quindi qua abbiamo Ipom, abbiamo un Numel che non è Ditto, Chansey, abbiamo l'allenatrice del team rosso che non mi ricordo come si chiama, e infine uno Snorlax, che simpatico, e abbiamo un'altra energia lotta. Quindi insomma per 4 pacchetti siamo riusciti a trovare la VMAX, veramente niente male. Non mi aspettavo naturalmente la segreta, perché insomma su 4 pacchetti ci sono veramente poche chance, però magari in un altro box speciale che unboxerò prossimamente ci sarà qualcosa di interessante. Quindi vi ringrazio tantissimo di aver guardato questo video di Nintendo Incallito. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, lasciate giù nei commenti consigli, domande, opinioni, tutto quello che volete. Vi ricordo che sono su tutti quanti i social, Facebook, Instagram e TikTok, quindi seguitemi anche lì, e vi ricordo di iscrivervi al canale Nintendo Incallito per altri fantastici contenuti. Ciao ciao!